Come ha ricordato Antonio, a Roma mostre, concerti, eventi, aperture straordinarie dei musei con ingresso gratuito per i residenti, vista la coincidenza con la prima domenica del mese. Sentiamo Donatella Anzolini. È una Pasqua davvero ghiotta per chi ha deciso di trascorrerla all'insegna della cultura. Porte aperte per tutti i musei e siti archeologici della capitale, da Palazzo Barberini alle quattro sedi del Museo Nazionale Romano. E anche il giorno di Pasqua è il Colosseo che si rivela il più gettonato tra turisti e visitatori che confluiscono nella lunga fila che vedete alle mie spalle, un vero e proprio caleidoscopio di lingue e provenienze. De Valladolid, Spagna. Vietnam from India. De Sevilla. Russia. Aperti anche tutti i musei civici, dai più grandi e visitati come i musei capitolini ai più piccoli che ospitano a turno durante le festività pasquali concerti e altri eventi. L'arte è bellissima, quindi c'è solo da imparare qua. Da dove venite? Da Venezia. Dato che oggi è la prima domenica del mese, la Pasqua culturale diventa una festa anche per il portafogli. Ingresso gratuito a tutti i musei statali, inoltre i residenti a Roma non pagano nemmeno per entrare nei musei civici. Normalmente io approfitto delle prime domeniche del mese e quindi anche oggi si può fare benissimo Pasqua con questo tipo di visite. Saranno una Pasqua e Pasquetta di